dimenticare le nostre origini, no? E poi le novità che ci sono, le novità legate al mercato, le novità legate al Compasso d'Oro, che ha tutta una sezione dedicata all'area del living e che quindi riguarda anche il bagno. L'uso di materiali nuovi, tipo solid surface, e anche altri tipi di plastiche miste a pietra o a detriti di pietra. Direi che è la novità più importante. Più finiture nuove, più anche colori. Il colore era stato abbandonato, c'era stato un grandissimo uso del colore negli anni 80, poi è tornato all'ottone cromato e adesso si ritorna al colore e a finiture un po' strane.